Via Puccini, quartiere San Girolamo a Bari, l'ennesimo orribile stato di manutenzione delle strade. Non si può praticamente più camminare né a piedi né con le auto. Tra l'altro tu hai un figlio in carrozzina e quindi doppiamente avverti il disagio dovuto a queste radici. È chiaro, perché non possiamo utilizzare nemmeno i marciapiedi, che sono praticamente occupati dagli alberi. Manto stradale distrutto, poche rampe per salire e scendere, quindi... Si cammina al centro strada. Si cammina al centro strada cercando di scansare le radici e di non farsi investire. Soprattutto quello. Voi avete fatto delle segnalazioni alla circoscrizione, al municipio, al comune? Certo, è stato fatto tutto, circoscrizione, il comune è ben informato, sa tutto, tant'è che sono venuti a potare gli alberi ultimamente. Però il manto stradale è ancora in questo stato? Ancora non provvedono. Che cosa vi hanno detto? Tempi di intervento? Assolutamente nulla, cioè... Forse dopo le elezioni o prima delle elezioni, non sappiamo. Tra l'altro qui c'è una scuola elementare con via vai di bambini. Elementare e media, certo. Tutti i giorni ci sono anche i vigili urbani davanti alla scuola, che tutti sanno la situazione della strada. Pericolo per i bambini, pericolo per le macchine che transitano. Pericolo per tutti, cioè non solo per noi, perché vengono mamme con i passeggini, i bambini in braccio, cioè... È l'utenza normale che c'è davanti a una qualsiasi scuola. Sui marciapiedi c'è praticamente una sola rampa, cioè una volta saliti su con passeggino o col carrozzino poi non si va da nessuna parte. No, non puoi scendere, devi ritornare indietro e scendere di nuovo da dove sei salito. È un paradosso. Macchina è impossibile, perché sembra davvero di stare sulle montagne russe. Con mio figlio nell'auto devi andare piano piano piano, perché i contraccolpi alla schiena fanno male a questi ragazzi.